Prizzari, Pierozzi, Brosco, Pellicani, Crialese, Squizzato, Valsania, D'Agasso, Cangiano, Vergani e Bentivegna. Una precisazione, questi non sono i titolari, sono i giocatori che iniziano la partita, perché le riserve non esistono, perché se noi ragioniamo titolari e riserve perdiamo il nostro spirito, perdiamo il nostro gruppo perde di valore, perché sono giocatori che se partono all'inizio e poi li fai uscire e ne fai entrare altri, sicuramente non otteniamo quello che invece otteniamo facendo entrare altri giocatori il secondo tempo invece che far ripartire il primo, e ci sono diversi esempi, e quindi volevo fare questa precisazione e basta. Sarà possibile per telecamere e fotografi vedere finalmente una stretta di mano tra te e il campo? Quello che faranno noi saremo pronti a leggerlo sul campo, però quello che mi interessa è lo spirito della mia squadra. Non è che non mi interessa come giocano gli altri, cosa fanno gli altri, perché quando tu vai in campo devi sapere se un avversario si propone in una maniera o se ne propone un'altra, ma siccome è da ritiro che noi lavoriamo su tutte le situazioni che possono capitare, quindi non mi interessa quello che possono fare. I giocatori sanno già cos'è che vanno ad affrontare. Il problema siamo sempre noi, che bisogna estraniarci dai problemi degli altri, fare la nostra partita. Se gli altri sono più bravi, gli diciamo complimenti e ci veniamo a casa. Bisogna sapere accettare quello che accade in campo, non dobbiamo inventarci qualcosa per fare il risultato a tutti i costi. Il risultato lo fai se sei un gruppo che è allenato, che è preparato, non solo fisicamente ma anche mentalmente, a giocare le partite in un certo modo. Bisogna giocare meglio in fase offensiva, bisogna creare più situazioni negli ultimi 20 metri, più situazioni che possono mettere in difficoltà gli avversari, solo lì. È la prima settimana questa senza Lorenzo Lonardi dopo l'infortunio con il Carpi. Dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, cosa perde il Pescara? E poi si dice sempre nella vita in generale che quando c'è un episodio negativo bisogna essere bravi a cercare di costruirci qualche opportunità positiva. Ecco, cosa può far vedere di nuovo il Pescara senza Lonardi che magari migliora qualcosa? Grazie. Quello che abbiamo fatto vedere a Terni la prima partita. A Terni la prima partita, anzi, quando Lonardi è entrato abbiamo preso gol, poi l'abbiamo subito rifatto, ma intanto abbiamo perso un bravissimo ragazzo, al di là del giocatore, che era un giocatore che al Pescara faceva comodo, ma queste sono cose che capitano, no? Sono cose che capitano, bisogna accettarle così, come ti capita nella vita. Ci sono tante cose che capitano, che vorresti che non capitano, ma una volta arrivano, se ne prende atto e si affronta la situazione. Però non mi sembra una situazione così drammatica, una situazione così disperata, che senza Lonardi non si può più giocare a calcio, oppure il Pescara senza Lonardi ha perso tutta la sua identità. Lonardi era un giocatore non importante, importantissimo per il Pescara, ma siccome la vita è questa, oggi lui non c'è più, dobbiamo fare con quelli che ci abbiamo, e all'inizio, come ho detto, quando ho fatto la formazione, non ho detto che questi sono i titolari, questi sono quelli che partiranno dall'inizio, perché poi, come è successo anche a Rimini, siamo partiti e dopo 24, 23, 24 minuti, 25 minuti abbiamo cambiato i giocatori. Quindi cosa possiamo dire? Che quelli erano i titolari, siamo tutti i titolari. È che chi, secondo me, parte prima è perché la gara all'inizio ha delle linee guida con certe caratteristiche, quasi tutte le partite. Mentre nel secondo tempo ci sono altre linee guida. E per spiegare cosa sono le linee guida, sono gli eventi che capitano quando giochi la partita, quando i giocatori sono freschi, invece quando i giocatori sono stanchi. Se no qualcuno dice, cosa sono le linee guida? Cosa sono i binari del treno? In questi giorni abbiamo provato De Marco e Pellacani. Quindi devo scegliere fra i due, e poi se mi dessi anche D'Agasso non succederebbe niente, perché l'ha già fatto in passato, quindi sanno cosa devono fare. Quindi le alternative ci stanno tutte.
E queste sono quelle prove che tu devi andare a affrontare. Cioè, tu devi avere la forza mentale di sapere che giochi in un rettangolo di gioco che all'incirca è 100 per 50 e che ci saranno dei tifosi che faranno il tifo per l'Ascoli, perché ci arriva Ascoli, quando gioca a Pescara sono per il Pescara. Ma se tu giochi bene, tu fai le cose, non succede niente, non c'è niente. Possono succedere che ha la possibilità, se giochi bene, di vincere, se non giochi bene, ha la possibilità di perdere. Ferraris, partita dalla panchina, ha fatto vincere, ha contribuito a fare tre risultati positivi, perché con la Torres stavamo perdendo, quindi aveva pareggiato e poi siamo andati in vantaggio con Cangiano. Le altre due ugualmente, sia con la Pianese e sia con Arimini, ha contribuito a portare a casa dei risultati pieni, quindi sta lì proprio il significato. Ferrari non puoi dire che è una riserva, e quindi poi, come detto prima, è entrato Nino, De Marco ha rifatto gol, Moruzzi quando entra è un giocatore che nella fase difensiva la partita, fra virgolette, ha altre caratteristiche, quindi lui è più utile in fase offensiva. Ma l'ho detto anche ai ragazzi, il problema di titolare riserve è solamente un aspetto mentale che ti creano i tuoi procuratori, i tuoi genitori, le tue fidanzate, o le tue compagne, o le tue mogli, i tuoi amici. Questi sono aspetti mentali che ti creano l'esterno. Ma se noi sappiamo che su 11 poi 5 entreranno, e che è il 50% della squadra, dove esiste il titolare riserva? Cioè, è successo a Rimini, che è squizzato, e Tungev hanno giocato 24 minuti. Secondo me loro avrebbero preferito anzi giocare gli ultimi 25 minuti che i primi, no? Perché i primi 25 minuti viene sostituito, ti dà fastidio perché capisci che non stai facendo le cose giuste. Quindi vedi che è una questione solamente mentale, di dire sono partito titolare. Perché l'informazione stabilisce che si dice nel calcio la formazione titolare che parte all'inizio. Ma se io invece cerco di cancellare questo concetto e dico siamo un gruppo, dobbiamo affrontare una partita, le nostre potenzialità sono queste e in queste potenzialità bisogna cercare di ottenere il massimo, dove titolare riserve? In una squadra poi nasce l'amicizia, nasce il fatto di essere sempre in aiuto a chi è in difficoltà, nasce questa voglia di sentirti uniti per un obiettivo. Cioè, anche da un punto di vista educativo, questa squadra alla fine secondo me saranno dei ragazzi migliori rispetto a quando sono partiti, che ognuno pensava a se stesso, ora oggi invece pensano tutti alla squadra. Senti, ma questo vale anche per Tugno? Sì, certamente, che Tugno è un ragazzo fragile, è un ragazzo che ha le sue problematiche, anzi a Tugno bisogna volergli bene più degli altri, bisogna aiutarlo più degli altri e bisogna avere comprensione più degli altri, perché le sue espressioni di ribellione sono espressioni di non sentirsi una persona realizzata, felice. Quindi noi dobbiamo essere i primi ad aiutarlo. Che Tugno è un ragazzo speciale, molto sensibile, perché ha una sensibilità che va oltre, e quindi lui non si fida più di chi è di fronte. Lui non è che non accetta essere sostituito, non accetta più il giudizio degli altri, perché troppe volte è stato punito in maniera ingiusta. È quello che io devo fargli capire a Tugno. E bisogna farglielo capire con i modi che in quel momento lì puoi. Ora posso fare questo tipo di discorso davanti a voi, in base a come si presenta la situazione, io, per esperienze che ho, devo usare, non dico la tattica, ma devo usare la sensibilità, che a volte sensibilità vuol dire dare anche uno schiaffo a uno. Dici, ma come sensibilità? Sì, perché se quello schiaffo lì l'aiuta a capire che lui è una persona migliore, vuol dire essere sensibili, perché se io scelgo invece una carezza e quella gli fa male, l'insensibilità cosa vuol dire? Bisogna dare il significato giusto alle cose. Poi certo, se uno trova delle parole migliori rispetto a quelle che dico io, al di là del concetto, ben venga. Due cose, una su un giocatore importante del Pescara, una su un giocatore dell'Ascoli, ma non sul piano tattico della partita, proprio su come si limita quel tipo di giocatore. Sul Pescara dico Merola, perché lei ha provato a lanciarlo dal primo minuto con il Carpi, ma
è oggettivo che non sia ancora il Davide Merola dell'anno scorso. Come procede il recupero di Davide e quando pensa possa essere pronto? Mentre sull'Ascoli, come si limita un giocatore con le caratteristiche da trequartista puro come Tremolada? Sull'Ascoli non ti rispondo perché non è mio giocatore, quindi non ti rispondo. Fatto da Merola, ti dico, Merola in questo momento non conta se parte all'inizio o parte dopo. Ci saranno delle partite che partirà all'inizio perché può mettere in difficoltà l'avversario subito all'inizio e altre partirà dopo, però Merola è già un giocatore integrato nel Pescara e quindi deve dare il suo contributo ogni volta che è chiamato in causa, o prima o dopo. Perché se diciamo che era Merola deve sempre partire prima, allora non conta titolare e riserve. Cioè, è la partita che decide. Comunque sta meglio. Sì, 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 sì.